Sergio Casagrande. Brano tratto dal romanzo La casa dei ciclamini. 19 anni, Nina era bella come le stelle dell'alba. La Madonna Immacolata dell'altar maggiore. Dio perdoni il sacrilegio, non aveva il volto perfetto come lei. Aveva un tesoro di lunghi capelli neri, frammisti a originali rigature color porporino, che non sapeva come annotarsi. Le lingue invidiose mormoravano che doveva tagliarseli per offrirli al Signore del cielo, perché non conveniva essere più belle della Madonna. I giovani invece attevano d'amore per lei. Nina, la sera prima del matrimonio, si appressò al paese con passo lento, incerto, come se avesse camminato sul ciglio tra due abissi. I giovani villani che la videro si rannicchiarono ai lati della strada e contennero il respiro. Era vestita di grigio chiaro ed era scalza, i capelli lunghissimi le cadevano per le spalle fino ai garretti, coprendola come di un manto. La luna, riempiendo d'ombra il cavo delle guance e degli occhi, donava al suo corpo avvenente uno spettrale rilievo. Senza fermarsi e senza volgersi, si allontanò passando sotto un vecchio noce, ne staccò due foglie. Quelli che l'avevano seguita passo passo videro che si scoprì il petto e poggiò le foglie sulla nuda carne. Un anno fa, disse uno del gruppo, si mostrava allegra di un'ilarità da pazzerella, impaziente, ardita, audacia che le faceva sculettare magnifica tra i sarmenti delle vigne, sino a rimanere impigliata, che la inerpicava come un'agile gattina sino alle cime più flessibili degli alberi, che la rompeva di riso, di grida, di canti. Invece dovrà sposarsi per forza di cose con Beppo. Lei è una ragazza madre, lui vedovo con un figlio. Il cuore però le brucia. Ribatté sogghignando e inghiottendo una cucchiaiata di saliva un altro, ma non per il suo futuro sposo. Il mattino seguente Nina sposò il rozzo, ignavo e focoso Beppo. I zan zan iniziarono la sera stessa delle nozze. Il primo mese l'esperto Beppo, che ben sapeva come condurre la danza, fu moderatamente gentile. Lassa che te baso prima, smack, el me bel florin, zan, zan. Ti ho fatto mal, zan, zan. Lascia che ti bacio prima, smack, il mio bel fiorellino, zan, zan. Ti ho fatto male, zan, zan. 6 mesi dopo, Beppo fu sufficientemente cortese. Vieni qua, si tu straca, zan, zan. Bevuto ben, zan, zan. Vieni qua, sei stanca, zan, zan. Mi vuoi bene, zan, zan. Trascorse un anno. Ancora, zan, zan. Ancora, zan, zan. Basta. Non gliene posso più. Basta, non gliene posso più. Comando Miss, zan zan. Comando io, zan zan. Mi fa male la testa. Mi fa male la testa. Non te ami a usarla la testa, zan zan. Oltete, zan zan. Ricordate quel che ha detto il Piovan, zan, zan. Non devi usarla la testa, zan, zan. Voltati, zan, zan. Ricordati quello che ha detto il parroco, zan, zan. No qua, no qua, no qua. Zitto. Le lo fa anche alle monache serate e anche a quei fora coi preti, cosa credi tu? Te lo dico mi. Tutte bugie, tutte bugie! Zan, zan! Zitta, lo fanno anche le monache di clausura e anche le esterne con i preti. Cosa credi? Te lo dico io, tutti i buchi sono buoni! Zan, zan! Trascorsero i lustri e i zan, zan
scemarono. Beppo col tempo non si lavò quasi mai più. La sua esistenza si divise tra i fumi dell'alcol e i fumi del fresco letame della stalla. Le palme dei piedi incollate di dura cacca bovina diventarono secondi zoccoli. Gli ultimi anni Beppo, privato delle chiavi della cantina, li votò a correre dietro alle pollastre della campagna per barattarle col vino e persino con l'aceto. Nina invece si dedicò, oltre che alla cura dei suoi figli, ne arrivarono 9, e dell'unico figliastro, all'andamento della cucina e della casa. A lei spettava la cura degli orti, al nutrimento del maiale, dei conigli e del pollame, la raccolta della frutta, e nel poco tempo che le restava aiutava i maschi nel lavoro dei campi. In autunno a lei toccava la raccolta della legna, in primavera la pulizia delle erbacce prima della semina. Così sono tutte le donne che si chiamano forti. Il loro impegno non è che un eterno combattimento della ragione contro il loro cuore, eccettuato il caso in cui lo stesso è interessato. Allora sfidano da sole il più fiero coraggio dell'uomo. Con l'avanzarsi dell'età riversano il loro amore di madri sui figli e il loro ex idolo lo guardano come un principe decaduto, un eroe che non c'è più. Fuori di questo, la forza delle donne non è che il dono di saper soffrire. A 72 anni, Beppo, ubriaco fradicio un giorno, mentre stava portando 2 sacchi di mais a macinare, perse il controllo delle redini e rovinarono lui, il carretto e la mucca, dentro un fossato di acqua putrida. Nina corse ad aiutarlo e lo trascinò a casa come faceva Santa Rita da Cascia con il suo marito ubriacone. Beppo, ritornato in sé, ebbe come un presentimento di quello che sarebbe accaduto durante la notte. All'ennesimo rutto del marito, Nina si sedette sul letto, afferrò una presa di trinciato forte dal comodino, se lo portò alle narici e lo sniffò con tutte le sue forze. Subito dopo prese la mira e affibbiò un calcione a Beppo scaraventandolo giù dal letto. Perentoria! Il suo linguaggio col tempo si era impercettibilmente impoverito, somigliando sempre a quello del consorte. Con voce tremante di rabbia gli gridò: «Sacramento, so dal letto! Rospat! Da stasera te dormirà nel fienil!» «Sacramento, giù dal letto, rospaccio! Da questa sera dormirai nel fienile!» Beppo, qualche giorno dopo, in un momento di debolezza, confidò la sua nuova condizione a Bortolo e alla Martina, vedova Lovat. Quest'ultima non fece parola, in ricordo di una dolce galoppata col Beppo un giorno che aveva litigato con la buonanima del marito. Bortolo invece la riportò con sghignazzo a Nane Crepuz. Nane la spifferò senza indugio a Tony Bortot. Quest'ultimo si sbottonò con Carlo, detto Carletto perché era rimasto scapolo. Carletto poté così sentenziare. El beve come una troia e non monta pi. Beve troppo e non la possiede più.